Post-Covid, nella fase 2 sono ripartite le attività artigianali, locali, l'economia ha provato a tornare a una normalità fatta di distanze, di massima attenzione e di cautele per non cadere in un nuovo lockdown. Eppure c'è chi ancora non ha ricevuto tutte le risposte. Nel mondo della disabilità, per esempio, c'è una grande esigenza: capire, comprendere quali siano i servizi messi a disposizione dagli enti pubblici. Una domanda che giriamo all'assessore competente, il vice sindaco di Vicenza, Matteo Tosetto. È un momento difficile, è stato un momento molto difficile per tutti, ma soprattutto anche per persone che hanno in famiglia bambini o adulti con disabilità sia psichiche che fisiche. Con l'ULS abbiamo aperto un dialogo, ma soprattutto con il distretto dei sindaci stiamo continuando a lavorare per poter essere interlocutori principali rispetto a quelli che sono proprio i servizi che nella nostra città e nel nostro ULS devono continuare a essere garantiti anche con il distanziamento e con tutte le regole che ci sono post-Covid.